Ciao ragazzi e ben ritrovati a un nuovo video del canale. Dopo tanto tempo finalmente ritorniamo in montagna dopo la parentesi collinare dell'ultima escursione. Siamo partiti infatti dalla provincia di Belluno, più precisamente zona Val Zoldana, precisamente dal lago di Pontisei, giusto? Sì, Pontesei o Pontisei. Dobbiamo raggiungere il rifugio Bosco Nero. Faremo all'andata il 485 e al ritorno il 490. Camminata abbastanza boschiva, ma va benissimo perché anche oggi il tempo è un po' nuvoloso, un po' variabile. A pochi metri dalla partenza troviamo subito il bivio tra il 490 e il 485. Noi giriamo a destra per il 485, è un pelino più lungo perché mette 2 ore per il rifugio anziché 1 ora e 50 facendo il 490. Meglio armarci di bastoni perché è abbastanza una mag race questo percorso. Cos'è che è? Una mag race, una corsa sul fango, una gara sul fango. Abbiamo appena superato un brevissimo tratto attrezzato, catenella che serve più che altro per aiutarsi a superare quel tratto che è abbastanza scivoloso. Per il resto si continua a salire su un sentierino stretto e un po' bagnaticcio. Ah, Pian delle Manze. Una M? È una M, siamo in Pian delle Manze. Eviterò facili battute. Ecco. In circa un'oretta, quindi ci siamo con i tempi perché il più o meno si trova a metà percorso. Siamo arrivati alla casera di Zot. Di Zot. Zot. Come si pronuncia la Z in bellunese? Sappi che per come lo dici lo direi sbagliato. Ovvio. Dentro la casera c'è anche un, diciamo, ricovero di emergenza. Salita direi decisa. Azzarderei guaiva. Ultima parte è abbastanza in piedi e siamo anche un po' fuori allenamento. Tanta roba sti cartelli. Sono enormi. Prova a metterti sotto che così si capisce. Ecco. Si capisce che sono grandi anche perché già te che sei un donnone. Non sono un donnone. In poco più di 2 ore abbiamo raggiunto il rifugio Bosco Nero,
Ora stiamo tornando e facciamo ritorno per il 490, che dovrebbe essere un sentiero un po' più breve e un po' più agevole rispetto a quello dell'andata. E vediamo se riusciamo a trovare anche la deviazione per il lago delle streghe, cascata delle streghe. Non lo so, era solo detto, specificato laghetto e cascata. Qualcosa delle streghe mi sembrava. Mi stai guardando come un gatto in tangenziale. Non mi allargherei. Nel dare descrizioni così un po' aleatorie. Andiamo avanti un po' e poi casomai torniamo indietro. Sì, dovrebbe essere questo il bivio per la cascata, quello che ti ricollega poi anche alla casera dei Zot. Ascolta, proviamo e vediamo dove arriviamo. Andiamo. Siamo arrivati alla cascata, molto bella, vale sicuramente la pena fare la deviazione e non abbiamo guadato il torrente perché altrimenti da lì saremmo ritornati alla casera e poi al sentiero dell'andata. Siamo ritornati indietro di qualche metro e c'è un cartello su un albero che non si vede molto. Sì, è un po' nascosto. È un po' nascosto, comunque è un bivio con un sentiero che prosegue costeggiando il torrente a valle. E questa è la deviazione per il laghetto che poi ci riporta al 490. Questo è maltrattamento di lumache, voglio che tu lo sappia. Non è vero. Dai, rimettila a posto. Va bene, la rimetto sul suo muschietto. È tutta sbavata. Beh, la bava di lumaca è un ottimo cosmetico, buono. In circa 8 km e 4 ore abbiamo chiuso questa bella escursione al rifugio Bosco Nero. Dalla cascata e il laghetto abbiamo continuato sul sentiero che ci ha riportato al sentiero 490 e poi al punto di partenza. Camminata direi perfetta per le mezze stagioni, soprattutto in primavera. Consigliatissimo anche fare il giro ad anello che abbiamo fatto noi, quindi salendo per il 485 e poi scendendo con deviazione per il 490. Mi raccomando, perché laghetto e cascata sono veramente un bijou. Con questo è tutto, vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i link se foste interessati, vi ricordo di fare tutte le vostre solite belle cose social e noi ci vediamo a una prossima camminata, sperando che non sia tra un mese. Ciao ciao!